Purtroppo non solo la provincia di Brescia, ma in particolar modo la provincia di Bergamo è stata fortemente danneggiata, addirittura siamo arrivati a danni pari al 90% per quanto riguarda le zone vitivinicole di maggiore produzione, di maggior pregio, e anche per quanto riguarda il comparto ortofrutticolo. Come purtroppo era già successo più di una settimana fa, si è ripetuto nuovamente creando danni enormi per quanto riguarda il comparto della produzione di verdure in serra, dove ancora anche la provincia di Brescia è stata fortemente colpita. E più in generale tutta la Lombardia? Sì, purtroppo è un maltempo che ha caratterizzato nell'arco di qualche giorno, ha colpito un po' tutte le province, quindi dal Lodigiano al Milanese per arrivare alla provincia di Bergamo, la provincia di Brescia e in qualche fascia anche la provincia di Cremona. Quindi purtroppo devo dire che il maggior numero delle province situate in Lombardia è stato fortemente danneggiato per quanto riguarda le grandinate. Presidente, non si può fare altro che fare la conta dei danni? Siamo arrivati oggi a una situazione dove purtroppo stiamo parlando di decine e decine di milioni di euro di danni che le aziende agricole hanno subito, e come già avevamo fatto proprio grazie a voi e grazie ai vostri microfoni e alla vostra televisione, l'invito che facciamo alle imprese agricole è quello di assicurarsi durante e prima dell'inizio della campagna di semina, perché oggi è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per poi dare delle risposte concrete sui danni subiti. Oggi non c'è, diciamo così, altra possibilità di poi avere riconosciuti i danni che vengono causati da quelli che sono ovviamente dei fenomeni che nessuno può controllare, in questo caso stiamo parlando della grandinata e dei forti temporali.